Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzo e oggi siamo ad una nuova puntata di The Sims 4, usciamo insieme. Allora, come vedete, sono ancora con la famiglia Caliente slash Lotario, perché penso che ancora non abbiamo finito del tutto la nostra missione in questa casa. Allora. Sì, ve lo spiego praticamente. Abbiamo visto come la nostra Dina si sia, diciamo, approcciata con il nostro Riccardo. Qui intanto le due sorelline si abbracciano, che non fa mai male. Ma io vorrei, nonostante tutto, io voglia continuare questa relazione tra Dina e Riccardo, vorrei anche che la nostra Nina Caliente, diciamo, la nostra sorellina, diciamo, primeggi sulle altre donne della casa. E un modo per farlo è quello di accalappiarsi il nostro Don Lotario, che troviamo qui dove appunto l'avevamo lasciato. Allora, discuti tecniche di fitness, poi sfoggia i muscoli. E io direi, proprio se voi, diciamo, siete d'accordo, ma tanto non potete dire la vostra in questo caso, di cercare di avere un appuntamento con il nostro Don Lotario. Posa sexy, tanto sei in mutande, dai consigli sulle relazioni, chiedi della vita sentimentale. Come vedete, è iniziato tra di loro un approccio, diciamo, flirta, un approccio romantico. Vediamo di avere magari un appuntamento. Chiedi un appuntamento. Magari accetta, ragazzi, che non ne sappiamo. Lui come sta? Sta anche bene, quindi possono benissimo. Eccolo qua. Andiamo a scegliere il posto dove appunto avere questo appuntamento. Direi di utilizzare sicuramente un locale che si trova a Windenburg. Oh, che bellini che sono. Allora, siamo in viaggio con Caliente. Questa è la casa dove stanno Riccardo e Katia. E io direi di Piazza Gazza. Non abbiamo ancora utilizzato questo parco. Oppure magari il bar. Oppure la discoteca. No, direi che per un appuntamento il parco va più che bene. Andiamo a vedere Piazza Gazza, che ancora non l'abbiamo visitato al nostro Windenburg. Tra l'altro, ragazzi, ne approfitto per ringraziarvi per la fantastica affluenza che c'è per i casting della seconda edizione. Devo essere veramente sincero, sono stracontento perché mi aspettavo tanta affluenza, ma mi state dimostrando veramente tanto affetto. Gli iscritti stanno aumentando a vista d'occhio. Questi casting, diciamo che hanno aumentato gli iscritti, le visualizzazioni, i mi piace e quant'altro, e ne sono contentissimo. Ed eccoci qui a Piazza Gazza, che è praticamente il centro, il nostro piccolo parco che si trova al centro di Windenburg. È un parco principalmente forse per bambini, ma mi piace un sacco anche questo. È molto piccolo, ma divertente. Allora, lei sta andando a conoscere chi? Wolfgang, non ci interessa. Allora, obiettivo principale: socializzare con il sim accompagnatore. Flirta con il sim accompagnatore, siediti e parla con il sim accompagnatore. Allora, flirtiamo subito. Anzi, impara a conoscere. Poi posa sexy. E poi ci andiamo a sedere su questa fantastica panchina che si trova. Ah, siediti, infatti. No, no, non è una panchina. No, non mi piace, infatti. Vediamo se c'è. Eccola qui, una panchina. Magari sedetevi qui. Ci si può sedere? Sì. Siediti insieme. I desideri di lei e anche impara a conoscere Katrina. E poi qui ci abbiamo ovviamente abbracciare qualcuno. Allora iniziamo a. Continuiamo più che altro a flirtare con Don Lotario. Allora, eccolo qui. No, siediti su di lui. Ok, allora, primo bacio già, flirta. Poi deve raccontare una barzelletta. Complimentati per l'aspetto, innanzitutto.
Raccontare una barzelletta, battuta di abbordaggio, magari ci proviamo, magari anch'esso. E ponmi una domanda spinta, scambia i numeri di telefono, ma se vivete insieme. Poi racconta una barzelletta sui vampiri, ci sta. Poi chiedi se è single, ma tanto lui dirà sempre che è single. Battuta di abbordaggio non è andata proprio al massimo. E allora proviamo a essere divertenti. Racconta una storia buffa e un po' imbarazzato. Barzelletta autoironica. Donna e chiedi una rassicurazione, giustamente. Dobbiamo raccontare altre barzellette, ragazzi. Romantico, no, romantico. Buffo, racconta una barzelletta sui vampiri. Tanto la barzelletta autoironica credo sia calcolata infatti come barzelletta. Condividi le insicurezze. Fantastico. Lui è imbarazzato. E flirta, proviamoci. Anche se essendo imbarazzato non so quanto. Fai conversazioni profonde. Magari. Conversazione profonda. Lei è tornata ad essere flirtante. Condividi un segreto. Sfoggia i muscoli. Ah, e poi dobbiamo fare due conversazioni profonde, ragazzi. Fai un'imitazione. Abbiamo poco tempo e ci dobbiamo riuscire. Lui è felice, quindi ci sta. Conversazione profonda. La troviamo nell'amichevole. Eccolo qui. E bacia il sim accompagnatore. Io direi prima di flirtare un po'. Complimenta l'aspetto. Facciamo diventare anche lui magari flirtante. Poi fai il baciamano, così si alzano. Perché lei. Non ci interessa parlare con lei. Che carini che sono. Ok, obiettivo raggiunto. Siamo a appuntamento d'oro. Ci piace. Vediamo di baciare anche il sim, magari se ci riusciamo sarebbe gran cosa. Stanno flirtando tranquillamente. Complimenta l'aspetto. Lei ha fatto il baciamano a lui, ragazzi. Flirta. Complimenta ancora l'aspetto. Lui è flirtante. Offri una rosa. Cioè, tutto al contrario, ragazzi. Anziché essere lei con lui. Vabbè. Lui? Magari il primo bacio lo facciamo dare a lui. Che ne dite? Dato che. No! Imbarazzo! Cavolini. Battuta autoironica. Ma perché? Condividi le insicurezze. Un appuntamento così carino. Barzelletta autoironica. Dai, provaci tu, su. Sfoggia i muscoli, così ti fai vedere un po' più bellino. Fai il baciamano. Ci vuole sto primo bacio. Lo vogliamo tutti praticamente. Romantico. Non c'è. Stringi, scambia i numeri di telefono. Ma tanto. Secondo me ce li hanno già. Complimento sincero. Così magari. No, lei è giocosa, ci possiamo provare. Intanto Katrina è tornata. Allora, mettiamo un attimo pausa. Mettiamo un attimo pausa, sì. Allora, Dina socializza con Riccardo, così aumentiamo l'amicizia. E lei invece socializza con la nostra Katia Zangardi, che è vestita da praticamente donna delle pulizie. Però ci sta. Lui, io vorrei provare a fargli dare sto primo bacio. Romantico. Flerta. Ma vedete che riescono a flirtare comunque. Devono aumentare però. Chiedi se è single. Offri una rosa. Lui è fiducioso, ragazzi. Battuta di abbordaggio audace, proviamoci. Magari per una volta riusciamo a fare sta battuta di abbordaggio. Abbraccia. Intanto c'è questa bambina che si sta guardando tutto. Nina è single. Lei accetta la rosa. Ci siamo, ragazzi. Siamo sempre più vicini. Battuta di abbordaggio audace, ce la fa. Sfoggia
Stringi, vediamo se ce la fa. Sono tutti flirtanti. Vediamo se c'è il primo bacio. Discuti della paura degli impegni, no. Flirta. Lui non si vuole impegnare, ha paura di impegnarsi. Ce la puoi fare, secondo me. Complimenta per l'aspetto. No, ragazzi, dobbiamo farli baciare prima che finisca l'appuntamento. Stringi, complimenta, discuti della paura degli impegni, vediamo. Se lei non reagisce male, ovviamente. Lezione sim evasivi. Donna è un evasivo. Questi sim traggono attenzione dalla stabilità, tanto nelle relazioni quanto nel lavoro. Devono cambiare spesso. E questo lo avevamo capito, ma a noi non ci interessa, perché noi l'obiettivo è avere un bimbo, ragazzi, ve lo dico, tra loro due. Perché così possiamo continuare la stirpe, diciamo, dei Lotario e Caliente. Flirta. Niente, non ce la possiamo fare. Ci sto provando in tutti i modi. Stringi. Ma secondo me lui... Proviamo con lei. Che vedevo di... Primo bacio, toh. Beccato. Speriamo che... Ce la fanno? Oh! Ce l'hanno fatta. Adoro. Ce l'abbiamo fatta. Ok, hai baciato il sim accompagnatore. Su, via. Ah. Toh. Preciso proprio. No, fai un massaggio. Vabbè, non ci interessa più. Chiedi di diventare fidanzato. No, perché lui ti direbbe sicuramente di no. Professa amore eterno. Bacio soave, ci sta. Li facciamo baciare un po' e poi li facciamo tornare a casa. Così che magari riescano anche a copulare. Ma lui quanto se la crede? Se la sente proprio, ragazzi. Voilà. Passano persone sopra le panchine. Tieni la mano. Lei si sta illudendo allegramente. Romantico. Chiedi di diventare la fidanzata. Cioè lui a lei. Ma stiamo scherzando? Altre scelte. Tieni la mano. Sussurra seducemente. Vai che tanto l'appuntamento è quasi finito. Lui tra l'altro si è amichevole con il nostro Riccardo. Dato che è mezzanotte e mezza, direi che loro possono tornare a casa. Sì, sì. Io li farei tornare a casa appena finito. È ok. Vai a due appuntamenti. Il primo... Ma perché c'è trovati un fidanzato? Se lui è romantico seriale... Ah, perché? Ovviamente lui vuole cambiare spesso. E allora facciamoli fidanzare. Ci sta... Vediamo se ci sta lei, innanzitutto. E poi li facciamo tornare entrambi a casa e proviamo a farli copulare. Si stanno scattando una foto. Io vorrei che diventassero fidanzati. Ok, Nina si è fidanzata con Don. Perfetto, tornate entrambi a casa. E vediamo se riusciamo a farli copulare. Eccoci tornati, siamo nella casa Caliente, abbiamo loro due flirtantissimi, infatti, ecco qua, cerca di avere un figlio con, cioè ci diamo subito da fare ragazzi. La nostra Dina nel frattempo dorme, la nostra Katrina invece, anche lei è appena andata in bagno e ora la facciamo andare anche a dormire. Vediamo se i nostri due Don Lotario e Nina Caliente riescono a... Che fa? Ah, perché lei stava andando qui. Faranno qualcosa? Vediamo un po'. Ebbene sì, ragazzi, si stanno andando ad accoppiare in camera di Don Lotario. Accendi le candele, rendi tutto più romantico. Allora, ragazzi, l'idea è questa. Se dovessero avere una figlia femmina, ovviamente proseguirà la stirpe delle Caliente. Mentre se dovessero avere un figlio maschio, ovviamente continuerà la stirpe dei Lotario. E quindi, dato che poi loro, diciamo, si sfidanzeranno, credo, andremo appunto a dividerli anche come case.
Perché all'inizio avevo pensato di uccidere Don Lotario, perché, dato che la famiglia Caliente è formata solo da donne, e invece no, ho pensato che appunto le donne della famiglia Caliente abbiano figli non da mariti, ma da fidanzati. Ovviamente Don Lotario, se dovesse essere un uomo, porterà via con sé il bimbo. Allora, lo stiamo facendo fare pipì, poi gli facciamo fare anche un bel bagno. La nostra Nina, invece, anche lei dovrebbe fare pipì, e direi di fare proprio il test di gravidanza, visto che ci troviamo, così capiamo subito se è rimasta incinta. Fai test di gravidanza. La nostra ed è sveglia. La nostra Dina pure si può svegliare, può andare a fare pipì e mangiare. Tanto c'è un altro ancora a gabinetto. Lei sta facendo il test di gravidanza, che credo sia una delle novità di The Sims 4 che a me piace un sacco. Questo test di gravidanza. Lei sta puzzando, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Vediamo un po', speriamo. Si mangia per due, Nina in dolce attesa. Ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. E quindi lo scopriremo solo vivendo. Se appunto lei sta andando a dare la notizia a lui. No, si è andata a sedere pure qua. Lui penso abbia molta paura, perché essendo evasivo, un figlio sicuramente non è la giusta opzione. La nostra Nina si potrebbe fare una doccia. E dovrebbe partorire fra, diciamo, 3 giorni. La nostra Dina sta mangiando. Dov'è? Ok, è in sala da pranzo. Allora, io tornerei un attimo dalla nostra invece famiglia di Katia e Riccardo per giocare anche un po' con loro. Vediamo un attimo che fine hanno fatto. Ed eccoci tornati dai nostri Riccardo e Katia. Allora, come avevo fatto vedere nello scorso episodio, qui ho migliorato, diciamo, la cucina. Lui oggi va al lavoro e si deve anche allenare. Loro stanno, diciamo, loro si vogliono molto bene, sono due fratelli molto legati, ma lui meglio che vada a fare un po' di jogging. Lei invece oggi non va al lavoro e dovrebbe sia scrivere barzellette oppure esercitarsi con la musica. E quindi la faremo esercitare appunto con la musica. Tra l'altro, se avete qualche look da consigliare per la nostra Katia, che diciamo è una ragazza molto classica, io approvo assolutamente ai cambiamenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, e diciamo vedremo quello che si può fare. Lui deve andare al lavoro e dobbiamo cercare assolutamente. Dov'è? Sta facendo jogging, diciamo, per le vie, diciamo, di campagna, un po' di montagna, di Windenburg. Scenario fantastico. Molto bello questo jogging, nell'erba, proprio nel verde. Fatto al 25%, ci vuole ancora un po'. Lui, vediamo se hanno magari qualche. Ok. È diventato, ovviamente, mantenuto l'amicizia con Jade Rosa, che però non ha, diciamo, apprezzato le avance. È invece in situazione di piccioncini con la nostra Dina Caliente, appunto con Moira. Interesse romantico, solo amicizia, per fortuna, e loro sono anche dei vicini. Mentre con Don, appunto, è nata questa bella amicizia. Lui mi sa che ha finito. Tornerà indietro? Sì, tornerà indietro. Per quanto riguarda Katia, vediamo un attimo le sue relazioni. È comunque amica con Salvatore. Con Katrina sono sia colleghe che amiche. Con Moira, la vicina, è anche molto amica. E poi con Marcus è appunto interesse romantico, piccioncini, quindi sono molto amici e hanno questo interesse romantico che magari si trasformerà in qualcosa di più. Io tra l'altro vorrei creare un club con tutti appunto loro, con tutti gli amicizi, con tutte le amicizie, magari come una comitiva, la comitiva proprio di Katia. Oh, qui c'è una bellissima donna.
Una bella ragazza, ma lui, allora, lei è al 50%, lui al 75%. Molto molto bene questo jogging. Incontriamo tanta gente, superiamo il ponte. Mi piace questo jogging, ragazzi. Lui sta tornando a casa praticamente, credo. Questo è un locale. Dai, che ce la facciamo a completare anche l'incarico del giorno, così torniamo a casa e ci facciamo una bella doccia. Wow, le campagne, ragazzi, cioè la vista di Windenburg è favolosa, cioè guardate qua. Lui che corre felice sui prati. Qui c'è un lotto vuoto, dove secondo me una casa qui sarebbe fantastica. Allora, lui non si stanca per niente, ma hai un nuovo follower, grazie a chiunque tu sia. Mi sei molto piaciuto. Queste sono belle notizie, ragazzi. Allora, direi di farlo tornare assolutamente in casa. Noi torniamo in casa. Così lo mandiamo anche al lavoro. Vorrei completare, diciamo, l'episodio con lui che va al lavoro. Lei completato, ma le facciamo anche fare come si dice, il livello qui. Allora, socialità. Parliamo un po' con Dina. Ma sì, chiamiamola, va. Chiacchiera. Dov'è? Ah, è fuori casa. Facciamo chiacchierare, poi gli facciamo mandare un paio di SMS ai suoi amici. Invia un SMS. Invia un SMS. Ah, lei ha anche finito. Sono da Riccardo, è una giornata splendida. Usciamo a godercela? Deve andare al lavoro. Lei finisce di suonare la chitarra e direi di invitare nel frattempo Marcus. Dato che lei è annoiata, lui invece ha sicuramente bisogno di fare la plin plin. Ripara, sostituisci, tesoro. Marcus arriverà molto presto. Allora, qui anche qua sostituisci. Un sacco di soldi a sostituire, ragazzi. Fai una doccia veloce. Marcus è appena arrivato, quindi direi assolutamente di chiedere subito se è single. Facciamo partire velocemente questa cosa. Fatemi sapere e fatemi, cioè fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questa storia con Marcus, che fa parte del Forte dei Forti e poi dei Baldorius. Quindi lui è uno dei sim aggiunti con la nuova espansione Usciamo Insieme. Lei è annoiata, ragazzi. Consiglia attività divertenti. Perché è sempre annoiata? Ah, perché lei ha macchina da ballo, giustamente. Magari faremo fare a lei le abilità, appunto. No, lei dovrebbe fare le abilità. Sia di ballo che da DJ. O forse da DJ un po' a lui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa relazione. Se volete che continui o se lei la vedete più adatta a qualcun altro. Diventa migliori amici. No. Infatti il flirt non è andato proprio al massimo. Perché? Non si sa. Condividi le insicurezze. Poi barzelletta autoironica. Io aumento un po' la velocità. Parla dell'ultima festa. Che bello lui, come è vestito bene. Primo bacio ci sarebbe. Complimenta l'aspetto. Non so se lei. Se va bene questo flirt, magari. Sussurra smancerie. Tu nel frattempo sei energico, ma ripulisci qua per favore. Grazie. Eccoci qua, loro due che si accoccolano. Il fatto che abbiano questa relazione, questa sorta di relazione, non significa che se voi preferite farla avere con qualcun altro, non possiamo cambiare. Conversazione profonda, loro sono molto amici. Primo bacio, io glielo farei dare perché è giusto che loro inizino ad avere delle relazioni. Ce la farà? Assolutamente sì, anche lui volenteroso di questo primo bacio. Entusiasmati per gli assoli di chitarra. Recupera in extremis perché, ma lo facciamo. Flirta. E io direi anche un bel fichi fichi, sei grande abbastanza per
per decidere con chi fare fichi fichi. Chiederemo in prestito il letto del fratello, senza che magari gliene fa... lo facciamo andare magari da un'altra parte. Igiene, usa e fai una doccia veloce. Tatà, di nascosto vanno nella camera di Riccardo e fanno fichi fichi, la nostra Katia e il nostro Marcus. Tra l'altro non vorrei farlo troppo lungo questo episodio, gli facciamo fare, tanto manca un'ora per farlo appunto andare al lavoro, gli facciamo fare questa doccia veloce per rafforzare il suo stato energico. Loro hanno fatto fichi fichi e secondo me tu dovresti un attimo andartene da qui. Vai qui. Lui fa... bellissimo, fa delle flessioni. Ok, potresti farle anche tu. Butta il cibo avariato. Esercizio. Ah no, sta andando al lavoro, ragazzi. Allora, si è cambiato d'abito. Voilà, io metterei il lavoro a sodo assolutamente per ricevere magari una promotion, una promozione, esatto. Loro sono molto carini insieme, a me non dispiacciono. Ragazzi, con questa, diciamo, con questa cosa del fichi fichi tra Marcus e Katia e di andare al lavoro di Riccardo, speriamo che riusciamo ad ottenere la promozione. Vi concludiamo qui questo episodio. Io vi ricordo di fare ciò che volete, mettere mi piace ai video, iscrivervi al canale, mettere mi piace alla pagina, mandarmi altri aspiranti concorrenti se ancora non l'avete fatto. Per il GF i casting sono assolutamente aperti ancora per un po', e niente, vi mando un bacio e vi aspetto ai prossimi episodi di The Sims 4, e ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia e se avete dei consigli su come andare avanti con la nostra appunto storia. Ciao a tutti, un bacio!